Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a questo nuovo video in cui vi mostro gli ultimi tre ordini che ho ricevuto: ordine Elf, ordine Beauty Kay e ordine Yves Rocher. Partiamo dall'ordine Elf. Scusate la voce se sentite, sono un po' raffreddata, ho anche un po' di tosse, eccetera, perché comunque ho una bella influenza e quindi è 3 giorni che sono a casa. Allora, partiamo dagli smaltini Elf. Questi sono nuovi. Sono nuovi, sono diciamo della linea natalizia. Questo è bellissimo, è il Golden Goddess, è tutto glitterato dorato, tanti, è tutto glitter, quindi è molto molto bello. È questo, dal vivo rende ancora di più. Questo è invece con i glitterini, non so se riuscite a vederli, argentati, si chiama Glitter Glam, anche questo è molto bello. Questo invece è molto scuro. È il metal, si chiama Metal Madness. È anche questo con tanti glitterini. Questo è un grigio antracite molto molto scuro. E tutti questi a cada uno 1,70 euro. Poi ho preso un lip stain, ne avevo già altri. Questo è Lucky Lady. E praticamente di qua c'è la tinta, diciamo, il colore permanente, il colore è questo, e dall'altra parte, quindi dopo aver applicato questo per qualche minuto, si applica poi il gloss. L'effetto è molto molto bello e questo l'ho pagato 4 euro. Poi ho preso della linea base 1,70 euro, questo Health Glow Bronzing Powder, si chiama Sun Kissed. È un po' farinoso, devo dire la verità, l'ho già provato, è molto shimmer. Però illumina molto, dà un bel, cioè, l'effetto poi è bello. Poi ho preso questa 1,70 euro, ne avevo già altri, lip gloss Berry Pop della Candy Shop, si apre così e si applica o direttamente con le dita o direttamente con un pennellino da labbra. Poi cosa ho preso? Ho preso, ecco, prendo anche la scatola. Allora, questa è la Mini Makeup Collection. Questa l'ho pagata, mi sembra di ricordare, 17 euro. Correggetemi se sbaglio. E ora vi mostro il contenuto. Allora, la palette si presenta così. Non so se riuscite a vedere, ma c'è scritto Ey Lips Face, che è appunto il nome, appunto, che è Elf. Allora, si apre in questo modo spingendo il bottone. Qui c'è un grande specchio e poi la palette si presenta così. Allora, si toglie la protezione, si apre 3 volte, quindi 1, 2, 3. Ok, spero di riuscire a mostrarvela bene. Ed è formata da 9 eyeshadow, quindi sono questi. Vediamo se riesco a farveli vedere decentemente. Scusate. Allora, sono appunto questi shadow e poi anche questi. Sono shimmer, qualcuno matte. Poi ci sono, c'è un blush, c'è un bronzer che è questo. Poi c'è una piccola matita nera, che è l'eyeliner pencil. Poi ci sono degli applicatori, ce ne sono tre, uno per le labbra, uno per gli occhi e questo per il bronzer. Poi ci sono delle, come si dice, 10 lip gloss, che sono questi, se riescono a vedere. È molto carina, si richiude così, è abbastanza piccola e quindi contiene tutto. Poi cosa ho preso? Ho preso due nuove palette di Elf della linea natalizia. Allora, questa è una. Anche queste sono piccoline, scusate,
Allora, questa si chiama Natural e Shadow Palette, l'ho pagata 4 euro. Ora ve la apro. Allora, aspettate. Ok. I colori sono questi, quindi sono tutti colori natural. E quindi ci sono praticamente tutti shimmer, tranne questo che è matte. È matte completamente e c'è questo oro bellissimo, c'è questo marrone scuro, questo bianco, insomma colori molto molto belli. Poi c'è un piccolo pennellino che volendo si può utilizzare, aiuto, che è questo qua, piccolino, molto piccolo. Poi ho preso l'altra Christmas Eyes che si chiama Party e Shadow Palette. Questa da colori diversi. Allora, anche qui sono quasi tutti shimmer. C'è un bianco, un grigio chiaro, un grigio più scuro, un grigio antracite, un azzurrino e un viola. Spero che riusciate a vederli. E quindi, insomma, 4 euro ho fatto, secondo me, un buon acquisto. Passiamo a Beauty Kay. Beauty Kay ho preso uno smaltino Glam Nails ed è il numero 51 Smoky Lilac. È questo colore, appunto lilla. Ho preso un lipstick che è il numero 12. Che è di questo colore. Poi ho preso un blush che è il numero 7, Buff. E è un bel rosa acceso, abbastanza scuro però. Poi ho preso altri due prodotti che ora vi mostro. Scusate un attimo. Non è molto carino, ma perdonate. Allora, questo è il face powder ed è il numero 01, ok? Molto chiaro. Ed è shimmer. Non so se si vedrà qui. E questo che mi è arrivato un po' così. Con tutto il prodotto sparso, numero 1 face powder, anche questo. Vediamo se riusciamo ad aprirlo senza fare danni. E si presenta così il prodotto. È arrivato tutto mezzo distrutto. Bello comunque, come colore, mi piace tanto questo. Poi ho preso un mascara dalla Beauty Kay. E basta, direi sì. Ho preso un mascara che è questo, l'ho preso nero. Sì, c'è scritto sì, black mascara. Ok, si presenta così lo scovolino, abbastanza grande. Volevo dirvi i prezzi. Vediamo se riesco a trovare la ricevuta, si dovrebbe essere questa. Sì, allora. Il mascara l'ho pagato non so come sono espressi i prezzi, non si capisce. 1,69 saranno sterline, non ricordo. Poi il lipstick 2,12, il compact powder 2,54, il face powder 2,54, il blush 2,54. Non so se è espresso in sterline, però penso di sì. Penso che sia espresso in sterline. Comunque non ho speso molto e in allegato nel pacco c'era questo sconto del 10% sul prossimo acquisto.
E quindi probabilmente lo utilizzerò. Vi farò sapere. Ordine Yves Rocher. Allora, Yves Rocher ho preso due smaltini, sono di una nuova linea, che è la linea, ora, volevo far vedere il nuovo catalogo che uscirà esattamente il 17 novembre, è l'album 16, aspettando il Natale, e questa è la novità, non so se riuscite a vedere, Luminelle, e con tutti i prodotti make-upposi, e tra cui questi smaltini che sono appunto mini smalto colore d'inverno. Io ho preso questo che è il Nude Rose, molto bello, e questo che è Rouge Velours, non lo so come si pronunci, comunque è un rosso molto molto carico e l'ho pagato 1,95 euro. Poi sempre di questa linea, quindi questa nuova linea, ho preso questo. Che cos'è? Allora, questo è piccolino, vedete, non è tanto grande. C'è scritto qui illuminatore viso e corpo, maquillage scintillante con effetto dorato per il viso e per il corpo. E io l'ho preso, cioè ci sono in due versioni. Io ho preso questo che è Or Rose. Non si vedrà perché è scritto molto, molto piccolo. Poi, sempre di questa linea, ho preso il duo con l'effetto metallico, sguardo ultraluminoso, due colori in una sola matita, e io ho preso questa che da una parte è argento, non si vedrà tanto, che è molto molto bella. Da una parte è argento, da questa parte è grigia, un grigio scuro, un grigio più scuro. E questa costa 3,95 euro. Poi ho preso due lip gloss molto carini perché sono entrambi corredati da questa foglia che poi una volta, ora io non l'ho ancora levato, cioè vedete, si toglie e questo diventa uno specchio. Quindi è molto carina l'idea. Questi sono due lip gloss, io li ho pagati esattamente, si chiamano gloss e mini specchio, li ho pagati 3,95 euro. Questo è il colore, vediamo cosa c'è scritto, non c'è scritto, comunque credo che sia nude rose. E questo invece è rouge, è sempre quel rosso. Bellissimo, è questo. Questo mi sa che me lo terrò, non lo so, ora vedrò se farò un giveaway, vedremo, vedremo, non lo so. Poi ho preso un nuovo prodotto che è uscito da poco, che è questo, della linea Bio, ed è una crema balsamo labbra. Non l'ho ancora provata, ma la proverò, costa sui 3 euro circa. Poi, sempre di questa linea, questo che è un ombretto particolare, un ombretto effetto ghiaccio, diciamo, per avere uno sguardo luminoso intensificato, ed è fatto così con la spugnetta. E ho preso due ciprie, questa della linea Luminelle numero 51, porcellana, ed è questa. Poi un'altra cipria che vi avevo già mostrato della linea Luminelle, una l'avevo regalata alla mia carissima My Sister, beige naturelle, ed è fatta così, molto grande. Infine il prodotto novità di questo periodo che è della Cure Solution Elixir 7.9. Cos'è? Di cosa si tratta? È un potenziatore intensificatore antirughe. Quindi applicando una o due gocce sotto il vostro antirughe quotidiano va ad intensificare appunto la crema che voi applicate come antirughe, ed è veramente molto molto buono, ne ho sentito parlare molto bene e quindi l'ho acquistato, l'ho pagato sui 17 euro, l'ho acquistato per me perché ahimè le rughe avanzano anche per me. Bene, vi ho mostrato tutti i prodotti che mi sono arrivati e quindi al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao!